Ieri mattina alle 8 i vigili hanno consegnato ai rom rumeni di Corso Tazzoni in Torino, hanno consegnato l'ordinanza. Però poi, caso strano, l'ordinanza nell'album pretorio ieri non c'era. Siamo rimasti un po' stupiti di questa dimenticanza. E niente, stanno sbaraccando tutti, avevano detto che alle 8 di stamattina sarebbero stati qui, e infatti stanno sbaraccando tutto. È veramente la situazione, perché qui vuol dire che 130 famiglie, se ne 130 persone non hanno più dove andare. Il console ha offerto il rimpatrio, ma naturalmente i rom rumeni non tornano in Romania, perché c'è anche una situazione di grave intolleranza nei loro confronti, come del resto anche le persone che abitano qui vicino hanno sempre cercato, non hanno mai creato dei buoni rapporti, perché spesse volte loro stessi non sono tanto simpatici, questo crea un po' di disagio. Da sempre, negli ultimi anni, Salvini ha detto chiaro e tondo che vogliamo usare le ruspe per buttare giù i campi. Poi, quando è venuto anche a Torino, in strada aeroporto, un po' prima delle elezioni, ha girato un po' nel campo. Ma noi invece, molti rom, questo lo voglio dire, molti rom invece hanno detto: siamo contenti che il nuovo ministro sia Salvini. E chi è che ha detto questo? Ha detto quelli che hanno i documenti a posto e che possono rimanere in maniera legale in Italia. Ancora a bruciare la gola e al naso, e la macchina bruciava, puzzava, che noi la parcheggiamo qua in questi parcheggi qua, la macchina puzzava per tutto il weekend, per tutto il weekend.